Sfida 5 a Roseto degli Abruzzi, dove a sostegno dei candidati alla carica di sindaco sono state presentate in totale 21 liste per ben 336 candidati alla carica di consigliere. Lista numero 1 per l'ex parlamentare assessore regionale Tommaso Ginoble, sostenuto da 4 liste. Ginoble sindaco per Roseto, Bella Roseto e Roseto Attiva. La lista numero 2 vede come candidato sindaco Mario Nunez, sostenuto da ben 6 liste civiche: Roseto in Azione, Under Nuove Energie per Roseto, Operazione Turismo, Casa Civica Altra Città, Sport e Civismo Fare per Roseto. Lista numero 3 per il candidato del centro-sinistra e sindaco uscente Sabatino Di Girolamo, sostenuto da 3 liste, Partito Democratico e 2 civiche Di Girolamo Sindaco e Uniti per Roseto. Il centrodestra punta su William Di Marco, candidato della lista numero 4 e alla guida di una coalizione che conta su 4 liste: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Identità Culturale Rosetana. La quinta candidata alla carica di primo cittadino, infine, è Rosaria Ciancaglione, sostenuta dal Movimento 5 Stelle, Un'altra Idea per Roseto e Partito Europa Verde. Previsto il turno di ballottaggio per il 17 e 18 ottobre. L'esperienza passata tra Regione e Parlamento, torna in campo anche Tommaso Ginoble, candidato sindaco alle prossime elezioni del 3-4 ottobre Roseto degli Abruzzi, e a lui chiediamo subito di fare una sua presentazione. Vorrei dare il senso della normalità ad una scelta che parecchi anche i miei ex colleghi parlamentari fanno, quella di andare o in pensione o di dare l'ultimo contributo della propria vita politica alla propria comunità da dove si è partiti, insomma. Accanto a questo ci metto l'amore e la passione che ho per questa città, da quando iniziai da giocatore di basket, poi la mia vita politica, una vita ultra trentennale pubblica. Regione e Parlamento? Sì, iniziai negli anni 90, poi 2 mandati alla Regione, ho rivestito anche il ruolo di assessore ai trasporti e infrastrutture e protezione civile, a cui tengo particolarmente a sottolinearla, e poi 2 mandati parlamentari, quindi grande esperienza, grandi rapporti, mi permette di dire anche competenza. Ecco, accorciare le distanze e allungare la memoria, che cosa significa? Accorciare le distanze perché dovremmo metterci, come dire, di fronte grandi passeggiate a Roma e a Bruxelles, nei luoghi dove si eroveranno tanti denari, tante risorse. Accorciare le distanze significa anche ricollegare il centro cittadino alle periferie, alle frazioni importanti che abbiamo, insomma. Questo è il senso di questo slogan. Allungare la memoria fa riferimento a coloro che hanno dato vita a questa città molto bella, da tutti apprezzata, quindi partendo dai sindaci, partendo dalle personalità di rilievo nello sport e nella cultura, affinché noi e i nostri giovani, facendo riferimento alla memoria passata, occupiamo il presente e il futuro. Ha nominato sia Roma sia Bruxelles, per far sì che questi fondi arrivano c'è bisogno di competenze. Competenze, rapporti. C'è il PNRR che porterà una massa di denaro rispetto alla quale ci sarà bisogno di competenze e, mi permetto di dire, di progettualità. Noi dobbiamo fornirci di progetti che portano lo sviluppo, la crescita di questa città, che siano progetti maturi, siano dei progetti ben fatti, che possano essere apprezzati e finanziati. Tra cui la mobilità, perché comunque Roseto sta diventando sempre di più una grande città. Sì, noi abbiamo in maniera un po' pigra, senza accorgere, assistito alla trasformazione di una città che era un po' marinara, di una cittadina, ad una città vera e propria, e non avendo, come devo dire, guidato queste trasformazioni, ci troviamo oggi di fronte ad affrontare dei problemi molto seri, quali il traffico esagerato, la mancanza di parcheggi, e questo crea condizioni che minano anche lo sviluppo, cose da affrontare
con molta decisione, quindi parcheggi verticali, una mobilità diversa, una mobilità che tenga conto della creazione di tante piste ciclabili, grande rispetto nello stesso tempo per l'ambiente, parchi cittadini, zone a traffico limitato. Dovremmo creare insomma condizioni moderne. Anche per creare e dare più appeal alla città, soprattutto per chi viene da fuori, perché sappiamo che Roseto è ricca di turisti e il turismo è un pilastro fondamentale di questa città. Per queste difficoltà stiamo perdendo quel turismo di vicinanza, di prossimità, che prima era una grande risorsa. Adesso parecchi non vengono neanche più a Roseto perché non trovano parcheggio. Questa è la prima condizione da affrontare. Veda, per costruire parcheggi ci vorranno anni, in dubbio. Se siamo bravi 2-3 anni, altrimenti farli in 5 anni già è la norma. Io credo che questo problema va affrontato immediatamente con un sistema bus navette, sia in senso longitudinale e sia attraverso le navette ricollegare Roseto alle proprie frazioni. Su questo è un impegno che posso prendere perché ci credo fermamente. Nel vostro programma elettorale l'avete denominata la perla dell'Adriatico. Perché? Perché era così denominata. In Adriatico c'erano 4 perle ed erano Francavilla, Roseto degli Abruzzi, San Benedetto e Riccione. Diciamo che ci siamo un po' appannati, vogliamo risvegliare un po' l'orgoglio di sentirsi rosetani, di sentirsi cittadina di una delle perle dell'Adriatico. Una bellezza che non si misura solo per quanto riguarda mare e turismo, ma anche per quanto riguarda la cultura, fondamentale. Assolutamente, anche qui mostriamo qualche deficienza, ma una città che non può fare a meno della cultura, della propria storia, che non ha un teatro, non ha un cinema, anche su questo dovremmo lavorare molto, nella costruzione di un teatro. Ci sono alcuni progetti per i quali, come la Villa Clemente, già sono stati chiesti finanziamenti, mi aspetto e mi auguro che vadano a buon fine questi finanziamenti. Sicuramente sarò colui che indicherà la costruzione di un teatro all'aperto nella parte posteriore della Villa Comunale, facendo di essa il centro della cultura, il palazzo della cultura cittadina, Villa Comunale, dietro il teatro c'è la biblioteca, insomma. Al centro della città avere una struttura di questo tipo sarà un grande vanto e grande utilità soprattutto per i giovani. I giovani che spesso praticano anche sport che è uno dei pilastri, lo diciamo sempre, anche di Roseto degli Abruzzi, non possiamo dimenticare il basket. Assolutamente sì, accanto a questo sport che, come devo dire, caratterizza Roseto, mi permetto di cui ho fatto parte della storia. Purtroppo nei miei anni giovanili, che sono un po' lontani, c'è il basket, ma ci sono anche tanti altri sport praticati. Noi abbiamo veramente una varietà di persone impegnate in tanti sport. Dobbiamo, mettere nelle condizioni migliori le strutture esistenti, ma magari crearne anche altro. Partendo dal luogo simbolo del basket rosetano, che è l'Arena Quattro Palme, dove si svolgeva il torneo più vecchio d'Italia, credo d'Europa, se non del mondo, ma d'Italia e d'Europa sicuramente, che è una struttura che va ripensata, magari con una struttura con una copertura mobile, affinché con una pavimentazione, con il parquet, possa tornare magari ad ospitare tornei di questi livelli. Li abbiamo, grazie ai miei rapporti con le ferrovie, questa amministrazione ha acquistato già le 4 palme, il prossimo anno acquisteremo l'area prospiciente, il parcheggio insomma delle ferrovie, su cui abbiamo intenzione anche magari, se è possibile, di costruirci il parcheggio verticale, che non dovrà essere solo un cubo di cemento, ma anche qualcosa che arreghi il senso urbano di Roseto. Prima di chiudere, un tema fondamentale che poi in campagna elettorale viene sempre richiesto, che è quello del lavoro. Il lavoro, purtroppo la pandemia ha messo in difficoltà questo mondo, tante aziende, tanti negozi, tanti commercianti hanno chiuso e tanti giovani cercano, ma anche meno giovani cercano lavoro. Non solo, vanno via i giovani, ed è la più grande perdita per una comunità. Su questo bisogna essere cauti, perché bisogna essere seri. Rilanciare Roseto significa rilanciare anche questo. Io vorrei una città che una volta rilanciata non si fermasse più. Una città dinamica, e vorrei che in un progetto complessivo che riguarda l'urbanistica, la mobilità,
che riguarda l'ambiente, creare le condizioni affinché per 5 anni si realizzi, ma soprattutto si progetti i prossimi 15-20 anni, la Roseto del futuro. Senza soluzione di continuità per quanto riguarda le prossime amministrazioni, senza problemi di tempo. Siamo in conclusione, in 30 secondi l'appello del candidato sindaco Tommaso Ginobili a tutti gli elettori del comune di Roseto degli Abruzzi. Questo è, come devo dire, la parte più difficile di una persona. Si chiede il voto per mostrando la propria storia, i propri comportamenti, mostrando, come devo dire, la propria competenza, la propria solidità caratteriale, come dicevo prima, un po' i rapporti, ma soprattutto si è credibili. Cioè si deve creare tra il candidato sindaco e gli elettori una forma di empatia. Spero che questa tra me e i cittadini di Roseto, che conosco da tanto tempo, si sarà creata attraverso questo tempo. Con il candidato sindaco più giovane che parteciperà alla tornata elettorale dei prossimi 3-4 ottobre 2021 sul comune di Roseto degli Abruzzi, Mario Nunes, a cui chiediamo subito di fare una breve presentazione. 43 anni, il più giovane dei candidati attualmente, ma ovviamente dobbiamo far crescere la politica perché ce ne siano di più giovani in futuro. Padre di 3 figlie, marito di Marta, lavoro nel mondo del sociale, nel mondo dell'insegnamento, sono un educatore ma anche un presidente di una realtà del terzo settore. La mia passione appunto è il mondo educativo, il mondo del trasmettere dei valori alle future generazioni in modo che possano dare il meglio di loro. Questo l'ho sempre messo in campo e ad oggi nella figura di un candidato sindaco credo che sia una responsabilità importante, credo che sia un grande impegno e un grande sforzo che mi viene chiesto e viene chiesto a tutta la nostra squadra formata di oltre 94 persone, 94 candidati ma tanti altri a supporto dei candidati, staff di comunicazione, staff logistica, volontari, è un mondo civico che ha scelto di mettersi in campo per vivere in maniera pulita la politica. Scelta di candidarsi come sindaco perché? Scelta perché ho sentito forte il richiamo di tante persone che negli ultimi 10 anni sono cresciute al mio fianco e alle quali ho chiesto di crescere al loro fianco. Mi trovo in un'età di mezzo tra colui che ha già fatto qualcosa sia nel mondo del lavoro, nel mondo della famiglia, ma anche nel mondo della politica. Sono stato candidato 10 anni fa in una lista civica che oggi è al mio fianco in queste elezioni, 5 anni fa in una coalizione civica che oggi per la gran parte di essa è al mio fianco in queste elezioni, ma credo di avere ancora davanti a me tanto da fare, quindi di aver messo insieme diverse generazioni, i giovanissimi con coloro che hanno già vissuto e fatto qualcosa per la comunità rosetana, ecco, essere un trade union, un punto di contatto che darà la possibilità a tutti di esprimere le proprie potenzialità. Spazio civico è il nuovo modo di fare politica? Ma è un modo nuovo di fare politica, è un modo innovativo, è un modo che parte dal confronto, dalla partecipazione, ed è una partecipazione non a chiacchiere ma nei fatti. Negli ultimi 3 anni abbiamo costruito dei gruppi tematici e programmatici. Abbiamo lavorato su dei programmi con dei tavoli tematici che sono tuttora aperti, anche se il programma è stato consegnato e protocollato, ma abbiamo scritto proprio all'interno dello stesso che il programma sarà aperto a tavoli tematici che sono composti sì da candidati ma anche da tante altre persone della società, che viene chiamata civile, ma io dico la società in generale perché se no vorrebbe dire ammettere che esiste una società incivile. Io penso che la società debba essere tutta civile, fatta di professionisti, imprenditori, lavoratori, del mondo anche del mondo operaio, persone che vengono dal mondo del turismo, persone che sono giovani e persone che hanno ormai vissuto gran parte della loro vita ma non hanno smesso di donare per la nostra città. Spazio civico è un modo innovativo, dicevo, e che nel suo interno, nelle 6 liste che lo compongono, declina 6 modi di fare politica in maniera appunto bella ed innovativa. Avendo una giovane età capisce quali sono le esigenze dei giovani e i giovani di Roseto degli Abruzzi di che cosa hanno bisogno? Ma in realtà, oltre che capire le esigenze dei giovani, ho scelto di dare voce ai giovani formando, credo per la prima volta, a Roseto sicuramente, in Abruzzo anche, vorrei studiare a livello nazionale e internazionale, se esiste, se è mai esistita una lista di under 30, in realtà nel nostro caso poi parliamo di un under 27 perché la nostra Francesca Pedicone, la più anziana di questo gruppo, ha 27 anni. Dare voce ai giovani significa capire quali sono le loro esigenze e quando uno pensa ai giovani hanno come priorità la movida, hanno la priorità il divertimento, sì sicuramente sono atti importanti ma poi
si parla di ambiente, i giovani vorrebbero essere oggi protagonisti di scelte che poi avranno nel loro futuro, non vogliono essere spettatori di ciò che arriverà per esempio nei protocolli che porteranno a un nuovo modo di interpretare il mondo nel 2050, i giovani pensano a una mobilità sostenibile, i giovani pensano ad una urbanistica rigenerata, ecco i giovani in realtà sono nient'altro che quello che eravamo noi, che ero io 20 anni fa, ma nessuno forse mi ha dato la possibilità di esprimere al meglio quello che io sognavo per la mia Roseto. E del lavoro che sempre più spesso chiude le porte in faccia ai giovani. Il lavoro chiude le porte, ma i giovani si sanno reinventare. Nelle nostre liste ci sono tanti giovani che hanno fatto esperienze all'estero, che oggi vivono e hanno scelto di tornare a Roseto. Nel nostro programma ci sono per esempio delle idee innovative per creare davvero spazi di co-working, spazi di digitalizzazione in modo che creare contatti tra generazioni. Il nostro programma all'interno ha una parola digital, cioè digitalizzare tutte le generazioni, la persona che è più attempata e che magari ha più difficoltà, perché questa digitalizzazione è parte integrante del PNRR, quindi molti fondi andranno in quella direzione se e solo se saremo capaci di intercettarli con progetti, ma poi di farli avere anche delle gambe che possano essere sul territorio. Il nostro comune deve diventare una macchina digitale, deve accorciare i tempi, la nostra realtà deve diventare digitale con comunità energetiche e così via. Il mondo del lavoro deve diventare sempre più digitale, senza però trascurare, e quindi lavoreremo anche nel campo della formazione professionale, quelle competenze che non devono perdersi nel campo meccanico, nel campo artigianale, nell'agricoltura, cioè tutti quei saperi che oggi vanno semplicemente trasmessi e digitalizzati senza perdere la loro originalità. Non solo giovani, ma Mario Nunes ovviamente avrà bisogno anche dei voti dei meno giovani. Come si collegano giovani e meno giovani a Roseto degli Abruzzi? Giovani e meno giovani si collegano con un dialogo intergenerazionale, appunto, che deve affondare le radici in un confronto continuo. Noi lo faremo tramite la partecipazione dei consigli di quartiere, nei quali crederemo di partecipare i giovani ma i meno giovani. Lo faremo sicuramente nei tavoli tematici, consulta dello sport, in cui ci sono persone di una certa esperienza che hanno fondato società magari 30 anni fa e giovani che si avvicinano oggi con la prima esperienza nel mondo del sociale, il tavolo del terzo settore, ci sono cooperative che si muovono ormai da 25 anni a Roseto e alcune che sono neonascenti, nel mondo della scuola, nel mondo della cultura. Non è un problema di generazione, è un problema di chi oggi ha governato e di chi governerà, che deve essere capace di mettere insieme. I giovani possono trasmettere tanta energia, le persone meno giovani possono trasmettere tanto sapere e tanta esperienza, ci vuole qualcuno che le mette insieme e le mette intorno allo stesso tavolo. Senza abbandonare quelli che sono i punti forti di Roseto degli Abruzzi, ci viene in mente uno come il turismo. Benissimo, e quindi mi dai lo spunto per parlare di una seconda lista che è all'interno della mia coalizione, Operazione Turismo. 2 anni fa abbiamo scelto non solo di scriverlo nel programma Turismo, ma di chiedere ad operatori turistici e commerciali di mettersi in gioco, di andare oltre quella prudenza, quella paura che fa sì che se hai un'attività non ti metti in politica per non metterti contro nessuno, ma in realtà i miei candidati hanno scelto di mettersi in politica per mettersi a favore di tutti, commercianti che decideranno di mettersi a servizio di tutti i commercianti di Roseto per un piano commerciale innovativo, operatori turistici che stanno lavorando già da 2 anni a progetti innovativi, creare un brand della città di Roseto. Abbiamo inserito nel programma un'idea, penso innovativa, 14 eventi di caratura internazionale per ogni anno, sfruttando sia l'imposta di soggiorno ma anche le risorse private che riusciremo ad attrarre. Uno degli aggettivi che abbiamo scelto di mettere in campo nel mio programma è Roseto città attrattiva. Dobbiamo saper attrarre turisti, attrarre risorse, attrarre intelligenze. Roseto non è solo la costa ma è anche la parte interna. La parte interna, cioè le frazioni, Roseto città delle frazioni, la città per esempio, la lista civica, Casa Civica e altra città che insieme formano la lista Nunes Sindaco, hanno scelto in questi anni di puntare su alcuni aspetti come la rivitalizzazione dei consigli di quartiere, le settimane dell'ascolto che si svolgeranno appunto semestralmente, tutto scritto nel programma di 57 pagine che poi oggi lo stiamo riducendo per i lettori diciamo meno costanti, perché poi c'è una lettura attenta, sono tanti cittadini che ci chiedono di vedere il programma ma tanti poi che vorrebbero un sunto, stiamo facendo un abstract dello stesso che verrà spedito a tutte le famiglie, quindi sicuramente le frazioni saranno al centro, intanto il nostro slogan è le frazioni parti del tutto, con i consigli di quartiere, con le settimane dell'ascolto ma soprattutto con la presenza costante e la presenza di tanti candidati che vivendo quotidianamente le frazioni sanno quali sono i problemi, bus navette che devono essere ripristinati per collegamenti, valorizzazione degli impianti pubblici in disuso, come le scuole per esempio. Molte frazioni hanno perso a causa dell'assenza di cittadini, soprattutto di famiglie, che anche lì politiche per cercare di far tornare le famiglie nel medio termine, ma nel breve termine non possiamo lasciare una scuola di Montepagano come quella magari di Santa Lucia
che nella mattina è utilizzata, ma nel pomeriggio è uno spazio aperto, è uno spazio libero, senza fare dei progetti anche lì, intergenerazionali. Anziani, persone di esperienza della frazione che si mettono a servizio di giovani e di associazioni per far sì che le famiglie che devono lavorare possano anche lasciare i loro figli. In poche parole, un vero e proprio work in progress per cambiare il Roseto degli Abruzzi. È un work in progress che ha già molto da fare, il nostro programma sarà impegnativo, avrà bisogno penso del 5 più 5 come si dice, ma in ogni caso è un programma aperto perché ci rendiamo conto che l'elasticità oggi deve essere un valore, dobbiamo essere pronti anche a rivedere, ad avere degli indici oggettivamente verificabili di quello che si sta facendo, valutare se le proposte fatte siano poi realizzabili e avere il coraggio ogni anno di dire di fronte ai cittadini, di dire di fronte agli amministratori, anche di fronte all'opposizione, con la quale io dichiaro da subito che avrò un dialogo aperto e costruttivo, ciò che si può e ciò che invece forse è meglio aggiustare come tiro. Siamo in conclusione, in 30 secondi, l'appello del candidato sindaco Mario Nunes a tutti gli elettori del comune di Roseto degli Abruzzi. Io chiedo a voi cittadine e cittadini di Roseto di dare a me e alla mia squadra la vostra fiducia, una fiducia che si concretizzerà poi nel mettermi a disposizione H24, quindi il tempo che metteremo e metterò a disposizione della collettività, di avere una filiera delle competenze e non delle conoscenze che sarà appunto a servizio delle persone giuste al posto giusto e soprattutto puntare sulle tematiche importanti e infine il lavoro di squadra, non un uomo solo al comando ma una persona tra le persone che è stata capace di aggregare e che lo sarà anche in futuro. Alle prossime elezioni del 3-4 ottobre sul comune di Roseto degli Abruzzi ci sarà anche il sindaco uscente, candidato Sabatino Di Girolamo, a cui chiediamo subito di fare una breve presentazione. Io sono un cursus abbastanza corposo, sono stato eletto per la prima volta consigliere comunale nel 2001, fino al 2006, sono stato capogruppo all'epoca della Margherita, dal 2006 al 2011 di nuovo consigliere comunale ma assessore per la cultura e per il personale del comune di Roseto. Nel 2011 ho interrotto e sono tornato alla professione per un quinquennio, nel 2016 mi sono candidato a sindaco e dal 2016 ad oggi sono stato sindaco di Roseto degli Abruzzi, ho avuto questo grande onore. Nell'intermezzo sono stato anche consigliere provinciale di Teramo perché dal 2004 al 2009, nel 2004 fui eletto anche consigliere provinciale di Teramo con la giunta presieduta dal compianto Ernino D'Agostino e quindi ho avuto anche questo onore di essere consigliere provinciale di Teramo. Com'è stata la scelta di voler continuare con la sua sfida? Ma vede, lo stimolo maggiore viene dal fatto che sono abituato a non lasciare mai a metà il lavoro che faccio. Ecco, in un quinquennio un sindaco non riesce purtroppo a rendere visibile tutto il lavoro che ha fatto e quindi era necessario riproporsi ai rosetani, chiedere una nuova manifestazione di fiducia verso di me perché appunto io devo completare il lavoro che ho fatto in questi anni, che non si è reso tutto visibile sul territorio anche a causa di ostacoli gravissimi, tipo la pandemia, tipo una situazione di bilancio che ho trovato nel 2016 estremamente grave. Quindi 3 anni di risanamento di bilancio, poi 2 anni di pandemia hanno comportato un rallentamento dell'azione amministrativa. Per questa ragione era quanto mai necessario chiedere ai rosetani una nuova manifestazione di fiducia e chiedere la possibilità di portare a termine il lavoro svolto. Questo è stato lo stimolo principale. Chiaramente c'è anche una passione per la politica, perché è bello, nonostante le difficoltà che oggi hanno i sindaci, è un grande onore essere sindaco della propria città, è un grande onore vedere realizzate le opere che poi noi vediamo nascere proprio dalla prima cellula fino al cantiere, è molto bello. Certo ci sono tante amarezze, c'è stata tanta difficoltà e sofferenza, soprattutto nel fronteggiare la pandemia ci siamo trovati a lavorare anche 16-18 ore al giorno, ma è questo il bello del mestiere di sindaco, il mestiere più bello del mondo. Ecco, per il futuro avete individuato 10 punti fondamentali, parlava di pandemia e a proposito di questo realizzare un nuovo distretto sanitario sarà quantomeno più importante. Ma la sanità del territorio si è rivelata veramente importantissima in questo periodo, cioè
non concentrare sugli ospedali gli interventi quando sono necessari per la salute dei cittadini è importante. Avere quindi una sanità territoriale è fondamentale. Io ho sofferto molto, ad esempio, per l'assenza di locali idonei alle vaccinazioni e agli screening nel mio distretto sanitario di base, che è un distretto sanitario di base assolutamente non più adeguato a una popolazione di 26.000 abitanti e a un bacino di utenza che raccoglie tutta la vallata del Vomano. Quindi era necessario avere un DSB abbastanza funzionale, ampio, e questo non c'è, quindi ho inserito ad esempio il distretto sanitario di base tra uno dei primi obiettivi da cogliere con la prossima consigliatura. Ma la prossima consigliatura avrà grandi, grandissime sfide anche in materia urbanistica, ad esempio. Io ho un team al lavoro che sta preparando la variante generale a un piano regolatore che risale al 1990 e che quindi è molto datato, manca ad esempio di sensibilità verso l'ambiente, per dirne una. Ecco, stanno preparando dei progettisti che ho incaricato nella scorsa consigliatura un nuovo impianto per una variante generale al piano regolatore, e questo porterà tanti benefici, sbloccherà tante situazioni, perché ad esempio con la variante generale al nuovo piano regolatore si potrà dare sviluppo al lungomare sud di Roseto, che è rimasto ingessato in questa campagna, è ancora campagna, per dire. Si potrà sistemare il lungomare di Colonia Spiaggia, che è una babele, dove ci sono appunto agricampeggi dalla dubbia legittimità. Si dovrà con questa variante generale prevedere uno sviluppo di Roseto Nord e di tutta la città in genere, in particolare il recupero delle aree dismesse. Noi abbiamo la necessità di sviluppare questa città dal punto di vista urbanistico senza consumare suolo, e ce lo possiamo permettere il consumo zero di suolo, ce lo possiamo permettere perché abbiamo le grandi fornaci rimaste bloccate e che devono essere recuperate, la fornace Branella, la fornace Catarra, abbiamo la grande area dell'ex Casal Taulero da recuperare, e quindi consumo di suolo zero. Abbiamo da fare una nuova normativa sulle aree a vincolo decaduto, che può portare nel patrimonio dell'ente 26 ettari, secondo la bozza di progetto che è appunto già protocollata in comune, che può dare 26 ettari a questo comune da mettere a disposizione della comunità. Dobbiamo creare delle aree verdi ulteriori sia sul lungomare sud che nel centro città, perché mancano delle aree verdi proprio nel Roseto capoluogo, che è soffocata un po' dal cemento. Quindi grande sfida sarà anche la variante generale al piano regolatore. Un altro elemento importante sarà la viabilità ciclabile. Roseto è il problema dei parcheggi, Roseto è il problema del traffico, e allora un piano per la mobilità, un piano che riesca a fluidificare la circolazione, maggiori rotonde ad esempio sulla nostra statale, laddove ci sono spazi e ce ne sono, eliminare i semafori, fluidificare il traffico. Un piano della mobilità, ma anche un biciplan, un piano per la mobilità ciclabile che preveda appunto una ciclabilità ulteriore rispetto alla bike to cost che corre sulla riviera. Noi pensiamo a una ciclabile proprio a stretto ridosso della collina che sta alle spalle della città. Nella bozza di piano regolatore che era stata predisposta la scorsa consigliatura si prevedeva una strada pedecollinare che delimitasse l'abitato e reggimentasse la discesa delle acque piovane sul Roseto, e no, noi adesso vorremmo, siccome riteniamo impattante un'arteria sulla collina, preferiremmo farci una ciclabile che attraversa tutto l'abitato di Roseto e che quindi consente al cittadino di muoversi con la bicicletta agevolmente e in mezzo al verde, quindi una ciclabile che sia ecocompatibile sulla collina di Roseto e che si riconnetta con le due grandi ciclabili che insieme alla provincia abbiamo presentato come progetto da finanziare con il recovery, due grandi piste ciclabili sul Tordino e sul Vomano, sull'asta del fiume Tordino e sull'asta del fiume Vomano. Sono progetti che hanno già le gambe.
e quindi questa ciclabile si dovrà riconnettere a queste ciclabili sulle aste dei due fiumi e si dovrà riconnettere anche con la riserva del Borsacchio, con i sentieri della riserva del Borsacchio che sono particolarmente frequentati e che sono particolarmente amati dai turisti, queste escursioni sulla riserva del Borsacchio. Quando sarà fondamentale attingere a quei fondi di Piano Nazionale di Resilienza e quella di Recovery Fund per portare a termine o compiere queste opere? Queste opere possono essere, innanzitutto, bisogna utilizzare la sinergia con i privati. Noi abbiamo ad esempio le fornaci Branella e Catarra, Diodoro, le tre fornaci, in cui qui possiamo fare un discorso con i privati. Nell'ambito di questa riqualificazione di queste ampissime aree, noi chiederemo ai privati di lasciare delle aree verdi e delle aree a parcheggio a disposizione di Roseto Capoluogo, che sono molto importanti, parcheggi di relazione a disposizione di Roseto Capoluogo. Quindi la sinergia con i privati, e chiederemo anche di realizzare parte della ciclabile sulla collina quando andranno ad edificare lì, perché ci sono degli accordi pubblico-privato oggi previsti dalla legislazione che sono estremamente usati e frequenti, perché la pubblica amministrazione soffre di una mancanza endemica di liquidità. Quindi pensare che sia la pubblica amministrazione da sola a realizzare la ciclabile sulla collina mi sembra veramente illusorio. Quindi la collaborazione con i privati. La collaborazione con i privati va bene anche per i parcheggi sulla collina, perché una delle nostre idee è di realizzare un parcheggio qui sulla collina di Roseto, immediatamente prospiciente via Latini, realizzare poi una piccola scala mobile e portare i cittadini direttamente qui nel cuore della città. Anche qui un project financing con i privati che amano gestire i parcheggi perché sono remunerativi. Quindi la collaborazione con i privati è la chiave di volta. Il recovery lo è allo stesso modo, un'opportunità straordinaria da cogliere in sinergia con tutti gli altri enti pubblici e in raccordo con Regione, e Stato e Provincia, e noi dobbiamo quindi sfruttare al massimo questa grande opportunità che è data dai fondi europei per realizzare questi fondi, questi obiettivi, chiedo scusa, ambiziosi. Siamo in chiusura, in 30 secondi, l'appello del candidato sindaco Sabatino Di Girolamo agli elettori del comune di Roseto degli Abruzzi. Come ho detto all'inizio, io prego i rosetani di rinnovarmi la loro fiducia, perché ho messo il cuore innanzitutto nel mio lavoro, ho messo tutto il mio impegno, ho messo tutta la mia passione, ho messo tutta la mia, mi permetto di dire, anche competenza derivante da un trentennio di avvocatura alle spalle. Ci ho messo il cuore, ci ho messo la testa e ci ho messo tutta la mia passione. Quindi chiedo per questo di essere di nuovo confermato come sindaco di questa città. Chiedo ai rosetani di confermarmi la fiducia per completare questo lavoro. Ripeto, non voglio lasciare il lavoro a metà, non lo voglio lasciare ad altri i frutti di quello che è stato questo duro lavoro di 5 anni. Chiedo ai rosetani di riconfermarmi fiducia, perché peraltro offro un progetto per il futuro di questa città, ho le idee chiare per il futuro di questa città, e quindi prego tutti i rosetani di votare me e le mie liste il 3 e il 4 ottobre 2021. Siamo all'interno del comitato elettorale del candidato sindaco William Di Marco, a cui chiediamo subito una presentazione. Ma questa domanda, che è una domanda ovviamente di prammatica, come si dice, vediamo chi siamo. Io sto rispondendo, un po' noi tutti del comitato che ha scelto questo candidato sindaco, quindi ci sono i partiti dietro, c'è questa nostra lista civica, stiamo rispondendo. È bene che gli elettori si informino. Perché questa partecipazione, questo aspetto osmotico, cioè noi dobbiamo trasferire agli elettori le nostre sensazioni, ma gli elettori allo stesso tempo si devono informare. Noi abbiamo una lunga storia dietro, veniamo da tantissime esperienze nel sociale, ma è bene che ogni elettore si informi di proprio conto chi siamo noi, i 5 candidati sindaci, quello che questi candidati possono fare, se hanno realizzato qualcosa nel passato, se hanno creato attività,
imprenditoria, si sono impegnati nel sociale, nell'associazionismo, nel volontariato, si hanno realizzato delle cose per Roseto in modo spassionato, in modo disinteressato, senza puntare a carriere politiche. Ecco, se ognuno di noi, ognuno degli elettori, ognuno dei cittadini di tutto il comune di Roseto facesse questo tipo di sforzo, sarebbe una partecipazione diretta e poi capirebbe in realtà se quello che poi viene detto dei candidati è vero o no. Quindi fare una presentazione un po' autocelebrativa, come solitamente si fa, va bene fino a un certo punto. È bene che gli elettori si informino, però è certo che la nostra è una lunga esperienza nel campo soprattutto dell'imprenditoria, dell'associazionismo e dell'insegnamento. Ecco, c'è un programma elettorale su cui voi puntate. Vediamo che al punto numero uno c'è subito decoro e cura del territorio. Sì, l'abbiamo messo come primo punto in assoluto, perché tutto il resto, adesso siamo stati pure in un confronto con gli altri candidati sindaci ed è ovvio che ad un certo punto nell'elencare le cose che uno vuole fare si legge molto di più nei libri dei sogni che non nella reale realizzazione di quello che serve a Roseto. A Roseto servono tante cose, però il decoro è proprio la cifra culturale del nostro modo di agire. Cioè, è impossibile vedere Roseto ancora in questo modo, lo riconoscono tutti, anche i candidati che sono stati dall'altra parte, cioè che hanno avuto decisioni, hanno avuto modo di poter cambiare in passato questa Roseto e non l'hanno fatto. Noi ci presentiamo con questo primo punto e poi anche il territorio, il guardare nella sua interezza il territorio, perché è una frase fatta, però il territorio è costituito da tantissime unità. Ora, se noi immaginiamo che Roseto ha un territorio vastissimo, della grandezza appunto di 53,3 km quadrati, il più vasto di tutta la costa teramana, è uno dei più vasti in assoluto, con all'interno altri piccoli comuni, perché Montepagano è un piccolo comune, Colonia Paese è un piccolo comune, Colonia Spiaggia e così per tutti quelli che stanno lungo la 150, da Santa Petronilla, Campanmare, Voltarrosso, Casale, Casaltonero, Santa Lucia, San Giovanni. Quindi se andiamo a vedere all'interno ci sono piccoli comuni che nell'entroterra sono proprio di quell'entità. Allora l'organizzazione è molto complessa e se noi partiamo da questa complessità dicendo che il decoro è la prima cosa che dobbiamo ripristinare, il decoro significa avere un aspetto presentabile agli altri, ma soprattutto a noi rosetani, perché avere il concetto di bellezza, di un'aiuola che è fiorita, di un marciapiede che non ha più le mattonelle rialzate, di una strada senza buche, di l'arredo urbano che veramente serva, l'illuminazione che sia quella che sia, i semafori che funzionino. Cioè, io sto facendo un elenco di tutte cose che a Roseto non funzionano. Quindi se noi partiamo da questo primo concetto, è ovvio che ci abbiniamo altri due concetti che poi nel nostro programma sono scritti. Uno è quello della bellezza, perché curare la bellezza significa curare il decoro. Se uno cura la bellezza ha un innalzamento di spirito e d'animo e lo vediamo con noi stessi. Noi ci curiamo proprio per presentarci agli altri. La stessa cosa dovremmo fare noi, ecco perché partiamo da un primo concetto del decoro che è il famoso miglio o chilometro magico, cioè dal momento in cui si esce dall'autostrada dobbiamo ripristinare una bellezza di intenti, proprio di pathos verso chi viene a Roseto, che dall'uscita dall'autostrada fino ad arrivare a Roseto deve essere empatico, deve essere qualcosa che ci invoglia a vedere la nostra città. È indubbio che poi all'interno bisogna mettere delle cose concrete, cioè attività produttive, che sia un turismo, che sia commercio, che sia attività industriali, perché ce ne sono. Sì, noi abbiamo la fortuna di avere una grossa ossatura di imprese private che dovrebbero e potrebbero crescere molto, però il settore turistico è messo abbastanza bene. È ovvio che se ci sono politiche di espansione occorre a questo punto prevedere nuovi alberghi. È indispensabile, qualsiasi esperto che abbiamo interpellato che è a livello nazionale ci dice che la capienza alberghiera deve essere incrementata, altrimenti non si può fare turismo in modo diverso. Però, come dicevo, esiste una rete di imprese private che sono nel settore agricolo, che sono nel settore della marineria, che sono nel settore industriale, artigianale e soprattutto commerciale,
adesso che pensiamo, diciamo, anche allo sviluppo dell'e-commerce e quindi come questo commercio si sta evolvendo, noi siamo già molto fortunati sotto questo profilo. Ecco perché riportiamo l'attenzione sul decoro, sui giovani, sulla cultura, su qualcosa che è poco concreto nei fatti, ma poi risulta essere invece il volano di tantissime altre cose. Quindi il lavoro è fondamentale, però leviamoci dalla testa che il comune o comunque le istituzioni pubbliche possano dare lavoro. Il comune e le altre istituzioni pubbliche, proprio per una visione come ce l'abbiamo noi del centrodestra unito, l'unico e vero centrodestra che esista in questa competizione, che parte da tanti concetti come quello del liberalismo, come quello della sussidiarietà, come quello dell'impresa, come quello della comunitarietà. Ecco, se noi partiamo da questo concetto capiamo che il comune, così come tutte le altre istituzioni pubbliche, non devono dare il lavoro diretto, ma devono facilitare che questo lavoro ci sia. Ecco il connubio tra lo Stato, in questo caso, che fa un passo indietro a favore del privato, che invece è intenzionato e invece ha tutto da guadagnare se l'azienda cresce e il lavoro c'è. Quindi la questione del lavoro, sì, la questione del lavoro è legata principalmente a come le imprese private cresceranno. È fondamentale per questo cercare di recuperare e di prendere più possibili fondi comunitari o anche europei. Bene, io vedo che lei ha in mano il nostro programma, che non è una cosa sintetica ma nemmeno il libro dei sogni. Non abbiamo fatto un programma delle 100 pagine, ce l'abbiamo pure, è un PDF che abbiamo al nostro interno perché abbiamo esaminato tantissimi aspetti, però alla fine abbiamo pubblicato un qualcosa con la tecnica e la logica del problem solving, cioè abbiamo un problema, lo cerchiamo di risolvere. Infatti in questo libricino di poche pagine, ma non sono assolutamente riferimenti semplicistici, ma sono riferimenti di approfondimento, c'è la questione dell'utilizzo dei fondi europei. Quindi uno dei primi passi, che non costa niente, perché non parliamo di grandi investimenti, adesso parliamo di cose da riaggiustare all'interno della macchina pubblica, cioè non costa niente creare un ufficio Europa, occorre immediatamente, perché i fondi ci sono. Noi avremo la prossima settimana l'incontro proprio con delle delegazioni che verranno da Bruxelles attraverso gli europarlamentari a parlarci di come instaurare un certo tipo di discorso con l'Europa. Occorrono dei progetti che siano un po', insomma, per chi adesso ci segue nell'ambito della scuola. La scuola non viene finanziata direttamente dallo Stato, ma attraverso i PON. Se uno sa fare i PON, ottiene i risultati, ottiene i finanziamenti per cambiare le varie aule, per i vari laboratori. La stessa cosa avviene nei comuni. Se uno è in grado di fare questi progetti attraverso delle società che sono specializzate appunto in questo campo, cambia tutti i parametri. Bisogna per forza di cose intercettare, perché i soldi ci sono, anche perché dal bilancio comunale si possono fare tante cose, ma non le cose, diciamo, di grande investimento, investimenti per il futuro. Noi abbiamo una forchetta di tre punti di riferimento. Il primo è quello appunto immediato, ve l'ho detto e lo ripeto, il decoro, guardare il mondo del giovanile, vedere come risolvere alcune tematiche legate appunto ai ragazzi, e il terzo aspetto è la cultura. Nella seconda tranche invece abbiamo, e partono tutte e tre nello stesso momento, il discorso legato ai grandi progetti. Abbiamo in mente di fare 3-4 grandi progetti, lì entriamo un po', è vero, nei libri di sogni, però li dobbiamo realizzare, partono contemporaneamente a quelle cose che possiamo fare subito, ma questi tre progetti, saranno a media e lunga scadenza. Per esempio i parcheggi, quindi da subito individuare non solo degli spazi per fare il multipiano, ma anche quelle aree che oggi sono a vincoli decaduti, cioè le famose aree bianche, che possono in qualche modo essere sfruttate dai privati e lasciare un grande margine di proprietà, di miglioramento di spazi al comune, e quindi utilizzarli come parcheggi. Io ricordo sempre che nell'urbanistica uno dei punti salienti di questa nostra progettualità, di questo nostro programma, l'urbanistica, che parte proprio da una revisione del piano regolatore, ma soprattutto da uno sfruttamento per una Roseto del futuro, che sono le tre aree di risulta, cioè le tre fornaci. Roseto non può crescere più. Roseto può crescere unicamente lungo la vallata del Vomano e a Colonia Spiaggia, dove va rivisto totalmente con i cittadini di Colonia
come impostare un discorso per i prossimi non 10 anni, ma i prossimi 30-40 anni, una città che deve diventare, una cittadina che deve diventare turistica a tutti i costi. E quindi se noi mettiamo insieme tutte queste cose ci rendiamo conto che l'urbanistica è importante, ma serve per cambiare volto alla nostra cittadina. Il nostro tempo a disposizione è terminato, in 30 secondi l'appello del candidato sindaco William Di Marco agli elettori del comune di Roseto degli Abruzzi. È un appello che facciamo perché su tre versanti. Noi rappresentiamo il nuovo in assoluto, il centrodestra non è andato mai unitario così con tutte le 8 liste che oggi sono rappresentate, 3 le più importanti, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, ma poi c'è il DC, poi ci sono gli altri, il partito di Sgarbi, il partito di rinascimento italiano e poi c'è il Popolo della Famiglia e c'è la nostra lista civica che è l'identità culturale rosetana. Questa è la prima cosa, noi siamo il nuovo. Secondo, far sì che si sviluppi il concetto di democrazia a Roseto, perché l'alternanza è fondamentale. Se dopo 40 anni il centrodestra unito, compatto, non è mai andato a governare la città, adesso è venuto il momento di far fare questo passo, non tanto perché vogliamo accontentare il centrodestra, ma perché vogliamo completare il concetto di democrazia che si fonda sull'alternanza. Terzo concetto è che dall'altra parte ci sono 4 rispettabilissimi candidati sindaci, ma che rappresentano un'anima che è quella del centro-sinistra. Noi siamo il centro-destra unito e sono stati nell'ultima elezione uniti appena dopo la vittoria del sindaco Sabatino di Girona. Vogliamo rivedere lo stesso film, che si riuniranno per poi dividersi e diciamo paralizzare Roseto? Ecco, se non vogliamo vedere lo stesso film, noi siamo veramente l'alternativa valida, seria e soprattutto fatta di competenze. Alle prossime elezioni amministrative di Roseto degli Abruzzi ci sarà anche Rosaria Ciancaione, che ha deciso di candidarsi a capo di una coalizione civica che vede al suo interno anche il Movimento 5 Stelle. Innanzitutto, chi è Rosaria Ciancaione? Io ci terrei a precisare che mi hanno candidata, io ho accettato ben volentieri questa candidatura perché vengo da, innanzitutto per dire intanto chi sono, vengo da una consigliatura dal 2016 al 2021, appunto, quindi sono stata consigliere comunale di opposizione a Roseto degli Abruzzi, nel comune di Roseto degli Abruzzi, quindi questa è la mia presentazione così lampa a livello politico. A livello personale diciamo che sono una donna, l'unica donna presente in queste elezioni come candidata sindaco, sono nella mia professione, sono un dirigente della pubblica amministrazione da oltre 30 anni, sono stata direttore di ragioneria e vice segretario generale del comune di Roseto degli Abruzzi fino al 9 novembre 2015, poi Regione Abruzzo, dirigente servizio e bilancio, oggi direttore del personale dell'azienda sanitaria unica delle Marche, Area Vasta 2, ancora IES Senigallia e Fabriano, questo è il mio ambito così. Nella vita personale sono sposata con Emilio Cardola, viviamo insieme a mia madre e vabbè, più o meno insomma sono queste le cose che posso dire della mia persona, penso che abbiano toccato un po' tutti gli aspetti. Via. Lei parlava di persone che l'hanno voluta come figura di candidato sindaco, secondo lei perché? Ma io credo, anzitutto credo per questa forza, per questa conoscenza, per questa esperienza che ho maturato nella pubblica amministrazione, che sicuramente aiuta molto, perché di questi tempi poi governare una città non è facile per nessuno, le risorse sono sempre scarse, lo sappiamo, e anche quando ci sono poi bisogna vedere queste scelte come si fanno, e qui viene un po' anche l'altro aspetto per cui credo queste 4 forze mi abbiano scelta, cioè il fatto che c'è questo grande amore per la città, sicuramente, che penso che sia risaputo, c'è questo grande impegno politico che io ho messo in questi ultimi 5 anni e anche la mentalità che è mia, è proprio mia ed è condivisa da tutta la coalizione, che è quella appunto di ricominciare da capo in questa città rispetto a un approccio che riguardi la città nella sua interezza, guardi cioè il concetto di comunità quale elemento portante di una città. E questo penso che abbia ispirato sia le due liste civiche, un'altra idea di Roseto, diciamo anche i nomi, un'altra idea di Roseto 21.0, Roseto progressista e coraggiosa,
E poi ancora, ha già detto lei, il Movimento 5 Stelle, ma c'è anche un altro partito nazionale che è Europa Verde, integrata però non soltanto Europa Verde, ma integrata di tutti, di tanti ambientalisti rosetani, che quindi diciamo integrano questo partito nazionale. Quindi questa è una forza abbastanza importante nella città e ha voluto scegliere me come sindaco. Io vi posso dire ringrazio, perché davvero sono molto, molto fiera, molto soddisfatta, diciamo, di questa scelta. Prima di arrivare ai temi che sono quelli della campagna elettorale, lei crede che avere all'interno una forza come il Movimento 5 Stelle sia ancora un punto di forza per chi poi ha creduto nel Movimento in questi anni? Non abbiamo detto ancora che questa è una coalizione, la nostra, che ha un nome ben preciso: Libera Coalizione Progressista. E all'interno di questa denominazione che noi abbiamo dato, penso che ci sia la risposta a chi ha fatto parte dall'inizio del Movimento 5 Stelle, a chi oggi invece che continua, diciamo, su questa strada, perché c'è un grande rinnovamento da parte del presidente Conte, no? Giuseppe Conte, che domani, voglio ricordarlo, domani sarà a Roseto dalle 9 da domani mattina alle 9, con il quale andremo appunto a scambiarci vedute, no? E a colloquiare, a dialogare con i nostri cittadini. E c'è un momento di grande rinnovamento che il Movimento 5 Stelle sta facendo, e credo che proprio in questa coalizione, in questa libera coalizione progressista, trovi il suo compimento, almeno ecco, nella nostra città, nella nostra piccola realtà. Perché essere progressisti oggi significa proprio crescere dal punto di vista, abbandonare, diciamo, da un certo, per una parte, quella che è soltanto l'idea ristretta del centro-sinistra, e di allargarlo, no? Questo centro-sinistra a qualcosa di più pregnante rispetto a quello che può essere la solidarietà, quello che può essere appunto l'ambientalismo, non un ambientalismo, diciamo, fino a se stesso, ma quello che farà delle città, delle nostre città, delle città vivibili, ecosostenibili. Quindi è tutto questo che poi all'interno di questa coalizione c'è, e credo che il Movimento 5 Stelle sicuramente troverà e ha trovato, diciamo, il suo modo di affermarsi ulteriormente, e quindi di crescere rispetto anche a quello che è stato nel recente passato. Nel suo programma elettorale si parla anche di smart city. Come trasformare una città come Roseto in una smart city? Guardi, non abbiamo parlato con precisione di smart city, abbiamo parlato soprattutto di collegamenti, cercare di trovare, anzi di dare alla nostra città quelle connessioni che oggi mancano, no? Parliamo di fibra, parliamo di qualcosa che ha a che vedere con, però, che deve non scontrarsi, ma deve incontrarsi invece con quello che è l'aspetto importante della salute pubblica. Infatti noi parliamo essenzialmente, perché poi parliamo nel nostro programma, sicuramente lo avrà visto e ci avrà fatto caso, per noi è importante e fondamentale la pianificazione, a cui seguirà poi la programmazione. E nell'ambito della pianificazione noi abbiamo, che poi è una delle battaglie portate avanti in Consiglio Comunale negli ultimi 5 anni, abbiamo previsto proprio l'approvazione di un piano delle antenne. Un piano delle antenne che consentirà, da una parte, di dare connessione su tutto il territorio comunale, altrimenti non si potrebbe parlare di smart city, ma allo stesso tempo di individuare dei punti meno, diciamo, impattanti rispetto alle zone, appunto, alla popolazione, e di conseguenza abbattere per quanto possibile queste emissioni, queste onde elettromagnetiche che tanto bene alla salute non fanno. Siamo per, appunto, il principio di precauzione, poi, che è un principio comunitario e che dovremmo assolutamente, anzi noi lo abbiamo sposato, ma dovrebbe sposare il mondo intero, perché fino a quando la comunità scientifica non dirà che quelle onde non sono assolutamente, parliamo per esempio del 5G, che non sono nocive all'uomo, allora noi potremmo essere tranquilli. Ma fino a quando non c'è una univocità, io credo che dovremmo veramente essere, appunto, cauti, molto cauti. Quando si parla di pianificazione bisogna anche tenere in mente anche quello che è la pianificazione per quanto riguarda la sanità. È uno dei temi che negli ultimi mesi, negli ultimi anni, vista la pandemia, ha caratterizzato il nostro modo di vivere. La sanità va rivista. Assolutamente, partiamo dal distretto sanitario di base, sul quale, tra l'altro, per essere onesti, ha lavorato l'ultima amministrazione anche bene, poi qualcosa si è perso per strada. Noi questo è un discorso che riprenderemo, ovviamente, perché la nostra città non ha un ospedale, non ha, diciamo, chissà quali servizi. Io dico che il distretto sanitario di base deve assolutamente nascere a Roseto il prima possibile, e quindi lavoreremo sicuramente per questo. Lavoreremo per riportare a Roseto anche la Croce Rossa, che è stata
così, tolta così come... Vabbè, è una delibera della giunta regionale del 2015, ma in realtà ce l'hanno tolto il 1° settembre del 2021. Nel nostro programma abbiamo appunto noi immaginato e pensato e sicuramente lavoreremo per riportare la Croce Rossa a Roseto. Il 118, la Guardia Medica, che già ci stanno, l'unica cosa è che questi li sposteremo da una zona, da una struttura che non è la sua, che non è la loro, perché quella struttura, Casa Rosa, è dei disabili gravi e la restituiremo ai disabili gravi. Questo è un altro impegno che abbiamo preso e scritto nel programma, perché quella casa è stata costruita con i fondi a destinazione vincolata e non può essere distratta nel modo più assoluto. Quella casa è dei ragazzi, e dei ragazzi che hanno appunto quella disabilità grave per cui è stata appunto costruita. Il 118 e la Guardia Medica lo sposteremo 50 metri più in là, dove sopra ci sarà la Croce Rossa, tornerà, lavoreremo per questo, ho detto, e sotto invece, in questa struttura che non accoglie nulla a questo punto, ritornerà appunto, metteremo 118 alla Guardia Medica. Roseto, e siamo in conclusione, si basa molto sul turismo, non è una città di mare, il turismo. Bisogna pianificare comunque da adesso anche i mesi estivi, perché sono dei mesi importanti, e far tornare più quanti turisti possibili nel comune. Certo, assolutamente sì. Infatti sul turismo bisogna lavorare anzitutto dal punto di vista della pianificazione e della programmazione. Pianificazione perché bisogna caratterizzare la città e bisogna dare una visione alla città, perché se poi noi mischiamo, come ha fatto l'amministrazione di Girolamo insieme a chi la difende, Tommaso Ginoble, oggi, ieri in un'intervista ha detto appunto che sta bene nella cittadella dello sport, per esempio il centro di raccolta dei rifiuti, allora probabilmente c'è qualcosa che non va, perché è distonico. Invece se noi pensiamo a una città che viene pianificata rispetto a quella che è la visione appunto turistica della città, perché è la nostra più grande risorsa che abbiamo, il turismo, che deve passare attraverso una pianificazione adeguata, quindi equilibrata, deve passare attraverso un'ecosostenibilità, quindi la valorizzazione della riserva del Borsacchio, quindi piano di assetto naturalistico, quindi lavorare su quello, cercare di evitare, poi non mi soffermo sul piano di assetto naturalistico, ma dobbiamo lavorare anche su quello per dare quella caratterizzazione importante a livello turistico, perché il turismo non è soltanto organizzare manifestazioni, ma è anche e soprattutto pianificare il territorio in un certo modo, ma le manifestazioni sicuramente serviranno per destagionalizzare, e usando due leve importanti, fondamentali, lo sport e la cultura, perché se noi riusciremo a organizzare in tempo debito e non a ridosso della stagione estiva, perché veramente negli ultimi anni ne ho viste tante, ma se si riesce a fare un programma serio alla fine dell'anno per l'anno successivo, coinvolgendo tutte gli operatori economici e turistici della nostra città, io credo che noi riusciamo a fare pian piano a risollevare dal punto di vista turistico la nostra città. Quindi credo che su questo ci dobbiamo lavorare, e chiudo su questo aspetto perché detto coinvolgendo tutti, perché un caposaldo del nostro programma è proprio questo, quella della democrazia partecipativa e della partecipazione attiva del cittadino, di tutte le forze presenti sul nostro territorio, tutte quelle associazioni, questo mondo quasi sconosciuto che invece è importante per la nostra città, e che se noi riusciamo a coinvolgere probabilmente riusciremo a fare le scelte migliori, appunto nell'ambito di una visione che è chiara, che è quella appunto di una città ecosostenibile e che vive soprattutto di turismo. E io penso che riusciremo a fare veramente, a ricostruire quel concetto di comunità che purtroppo dico, le ultime amministrazioni degli ultimi 15 anni hanno perso un pochino nella notte dei tempi. In 30 secondi l'appello del candidato sindaco Rosario Ciancaglione ai cittadini, agli elettori del comune di Roseto degli Abruzzi. Ma io penso che l'appello è questo, io dico dateci fiducia, date fiducia a questo gruppo di persone, a questa coalizione, a questa libera coalizione progressista, che è una libera, e la parola libera è fondamentale, perché per noi essere al governo della città senza avere né padrini né padroni credo che sia fondamentale. Saremo solo noi a decidere, noi il candidato sindaco, quindi il sindaco, gli amministratori insieme ai nostri cittadini, perché penso che questo sia il messaggio più importante. Io non sto qui a dire votateci perché faremo 1, 2, 3, 4, 5 cose, ne faremo 1000, ne faremo 10, ma le faremo insieme. Io credo che questo è l'appello più importante che posso rivolgere ai nostri cittadini, ai cittadini di Roseto. E poi aggiungo, per 30 anni Roseto è stata governata da uomini, per una volta fate governare una donna. Questo è quello che dico, che penso che sia anche una cosa giusta, perché la differenza di genere è importante l'altra metà del cielo, io dico, perché la donna ha un approccio diverso dall'uomo, e forse, chissà, se la facciamo governare potrebbe venire fuori qualche bella sorpresa.